Ciao giovani, bentornati sempre qui dal CAP, bentornati sempre qui sul canale. Oggi voglio provare un mazzettino che abbiamo provato parecchio ieri pomeriggio in live. Anzitutto ci tengo a ringraziare chi c'è stato, chi ci sarà e chi c'è no. Chi c'è no, perché ovviamente non sono in live. Ora, il mazzo è questo, è un Mr. Negative che vuole andare a essere giocato il turno 3. Così che magari con una Ravonna o con uno Zabu, perché sono molto importanti Zabu e Ravonna in questo mazzo. Anche perché possiamo ben capire che il Mister Negative con tutte queste carte ha un'alta possibilità di brick, no? Quindi già se noi il turno 2 non troviamo né Zabu né Ravonna è un po' complicata la cosa. Però se tutto gira come dovrebbe girare, turno 2 o Zabu Ravonna, turno 3 Mr. Negative, poi possiamo giocare Wong, abbiamo Magic da poter usufruire per un turno aggiuntivo. Poi, frate, cioè, se non abbiamo tutte le carte a forza 0 nella nostra mano e ce l'abbiamo nel mazzo con Mr. Negative, possiamo andare a pescare poi con un eventuale Jane Foster, Arninzola, Krull, Iron Man, Mystica, Iron Heart. Possiamo fare un sacco di cose belle, carine e interessanti. L'importante è non briccare, frate. E che ce la mandi buona, no? Ora, Regno Quantico è già è un qualcosa di che non ci può interessare più di tanto, no? Che tra l'altro, stasera uscirà la carta nuova. Uscirà Proxima, l'ennesima e ultima figlia di Thanos. E si spera che si possano fare delle cose molto belle, potenti e interessanti all'interno del Discord con quella Proxima. Ma non lo so. Non lo so, non ne ho idea. Se quella carta può andare a... Aspetta che c'è un altro Evo. Se questa carta può andare in qualche modo a potenziare quello che è l'Ela Ramp, che si sta vedendo così tanto che ormai... non andare lì. Ah, ok, Zia May l'aveva già usufruito con la Misty. Ok, perfetto. Ora, che famo? Possiamo fare Wong, possiamo fare... Allora, non sarebbe male prendere Magic. Che se non si prende Magic è un disastro. Capito? Oppure si potrebbe pensare di fare Wong ugualmente sulla volta. Di fare Iron Man al centro, col cazzo. Bene. Allora, aspetta, fai Wong qui un attimo. Ok. Il problema è Leech adesso. Che cazzo è caduto? Il problema è Leech adesso, raga. Che io posso fare anche Iron Man qui. No. A Cosmo non posso fare Arninzola, è vero. Allora facciamo Knulla. No, facciamo Iron Man Knulla. E vediamo dove va Iron Man. Ma ugualmente, io spero che mi vada sul Regno Quantico a questo punto, sai. Oppure una Jane Foster. Una Jane Foster qui, metti che va sulla volta, insomma. Oppure qua. Che ci possiamo prendere? Ci possiamo prendere Mistica? Ci posso prendere Iron Heart? Ah. Facciamo pure nulla, dai. Ok. Ci peschiamo le nostre carte ora. Il problema qual è? Il problema è uno. Che adesso va bene che vai lì però. Va bene che va lì. A me va benissimo questa cosa. Adesso si potrebbe pensare di fare Iron Man Mistica e Iron Heart. Basta? Insomma, non lo so. No idea. Ma non credo proprio. Però se riusciamo a fare... Cioè va un pochino a culo sta cosa, sta giocata, frate, perché... Posto così.
a posto così. Boh, ci è andata parecchio bene, eh. Metti che il ragazzo era un alto evo con Lich, avevamo perso 100%. La voglia. Non è andata male. Cioè, poteva andare meglio, eh. Però c'è quel Cosmo che ti sbilancia tutto all'interno del game. Se c'è Cosmo l'avversario... Poi, ovviamente, c'era anche la volta, quindi non potevamo soffrire di Cosmo. Camartace, adesso mi devi dare le carte che voglio però nella mano. Cioè, vedete, ora già abbiamo pescato, possiamo dire, la maggior parte di carte a zero. Mister Negative è inutile. Dici tu, non tanto perché... Ecco, vedi, pure Black Panther abbiamo preso. Olè. Dici tu, meno male che non è andato su Camartace almeno. Ora, mi dai delle carte da poter usufruire? Grazie. No, perfetto. Ecco, questa è la situazione che non deve succedere. Questa è proprio la peggiore. Cioè, ci sono delle buone location, abbiamo Londres sinistro, Camartage. Il mazzo è girato al contrario. Abbiamo pescato tutto al contrario. Cagliere a Jeff? Ok. E frate, che cazzo di gioco io? Niente. Cioè, mi verrebbe da pensare di fare turno... turno 5, un semplicissimo Black Panther. Qui. Prendere prima e fare anni in zona. Snap. Cioè, se va bene va bene, se no ce la prendiamo nel culo. Nel senso, cosa c'è lì? Visione. Perfetto. Oh, vedi. Vedi, vedi, vedi. Il problema qual è? Il problema è che io posso fare Arni in zona qui. Posso fare. Il problema è basta? Cioè, a me non mi converrebbe fare invece questo? Victory. Cioè che... Va bene lo stesso! E che cazzo? Il mazzo ha beccato alla grande però in questo game, raga. Fortuna vuole che avevamo le location a favore. Ma va bene lo stesso, raga, dai, goliardia. Goliardia. La Goellas nova? Oddio, sai che non credo sia un destroy puro? Io credo che sia, cazzo ne so, tipo un Silver Surfer, sto ragazzo. No? Per cazzo, pure te. Oh, vedi. Vedi, vedi, vedi. Ora, molto bello di danno per Arninzola, eh. Adesso, a noi, Mister Native, che cosa ci fa? Ci può avere a zero Iron Heart, ci può avere a zero Knull. Se noi peschiamo Jane Foster, vabbè, Jane Foster sarà un 6-5. Questo sì. Però, Black Panther 4-5 è una Magic 2-3. O le Artica, insomma. La farei ugualmente, sai. Deadlock, ok. Molto buono Knull contro un Destroy adesso, eh. Sarà molto più forte il nostro Knull di quello dell'avversario. Abbiamo anche la combo mistica cosa? A me conviene giocare Wong adesso. Dipende, frate. Dipende quello che mi dà. Dipende quello che mi dà. Cioè io Wong lo posso anche giocare. Metti che se mi dà Black Panther, frate, è finita. Gli posso fare mistica Black Panther, mistica cosa. No, neanche, perché non ce la faccio con le cose. Bello. A me conviene? No, non mi conviene fare sta roba. Mi conviene fare di questo. No, aspetta. Ah, sì, 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 sì. Mi conviene fare di questo, di fare mistica. Poi metti che mi da... se mi fa la grazia di darmi Black Panther, è vinta, per te. In qualche modo assurdo. Però Knull è vinta. Se lo fai al centro, Knull, no? E split tutto con la Ninzola. La voglia. Questo è l'Arman. Ok.
Il problema è che cosa può avere lui? Può avere Arninzola? Può avere Alayot? Può avere tante cose lui. Vabbè, ma perché cazzo mi ha dato Zabu? Cioè, nel senso. Va bene, mistica. E ti do anche di più, frate. Questo. Il problema solito è se mi fa Arminzola al centro. Un gravissimo problema. Ma come? Ok. Teoricamente dovremmo aver vinto comunque con sta cosa, eh? Teoricamente dovremmo aver vinto. Ok. Sì, a voglia, abbiamo vinto. Eh? Hai visto il combo che c'ha sto mazzo? E abbiamo vinto con una semplicissima Iron Heart. GG, my man. GG. Io vedo perché è bello sto mazzo. Bello, cioè è pulito, divertente. Puoi fare delle combo veramente interessanti. E tra l'altro se ti caponi destro e contro con sto mazzo tu godi. Se riesci a fare Mr. Negative e avere uno Knull 06. Godi alla grande. Quale bellissimo Arninzola Knull. Sì, Knull Arninzola, però. Allora, trono spaziale. Trono spaziale a noi ci può andare bene. E riusciamo a fare la combo con Black Panther. Io vorrei farla la combo con Black Panther, sai. La vorrei fare. Zeb è buono. Il problema è la location, frate. Già che io devo... Disastro, frate. Però lo facciamo casuale? Facciamo il Mr. Negative casuale con 10 carte casuali. Vogliamo vedere che ci esce. Frate, sto ragazzo non può giocare nulla. Va bene, affanculo clock. Nel senso. E Iron Heart. Metti Iron Heart, metti... Cazzo ne so. Ci abbiamo legione, eh? Ci abbiamo legione da poter usufruire. Vabbè, è stata la scelta più sbagliata di questo game. Fare Mr. Negative con carte casuali. Giocando legione, noi già siamo belli che a posto. E poi come le vinciamo le altre due? Qui non possiamo. Non basteranno mai 7 punti con un coso, vero? Ok, frate. Avrei vinto se avessi fatto legione su cosa, eh? Avrei vinto. Allora. Nico minore, la prossima carta di gioco diventa un demone. Insomma. E frate, insomma, come la vinco io? Così. A 10. A 12, nel senso. 12 punti, insomma. Non lo so, frate. Non mi convince sta cosa, eh? Però sempre è suo. Capito? Sempre è suo. Nessuno mi dice che in mano magari c'ha cosa a Nihilus. Qui la vado a 8. Se mi gioca a Nihilus e qui pareggiamo. E lui vince per differenza. Ce l'aveva, vedi? Ce l'aveva. Ce l'aveva.
Avremmo perso ugualmente se non avesse giocato Nova. Avremmo perso per differenza, cioè a 12 punti, non c'avevo nulla io. Cazzo. Vabbè. Goliardica sta partita pure questa, goliardica. Alla fin fine ci ha sminchiato tutto il mazzo, però se avessimo fatto legione a sinistra avrei vinto. Cioè, cazzo ne potevo sapere che c'era Sentry. Cazzo ne potevo sapere che lui c'aveva un mazzo con Sentry. E qua è Nairus. E che ce l'aveva già in mano. Tra l'altro. Godo. Posso dire che godo. Dimensione Nur. Vabbè. Gli dà una mano quella location, frate. Gli dà una mano allucinante. E mi dai qualcosa per poter fruire, grazie. No. Bello, mi fa piacere questa cosa, eh. Fa molto piacere questa cosa. Giochiamo Wong. Wong, Black Panther, vediamo se ci darò in zona. E andiamo solamente con una combo. Altrimenti non saprei cosa inventarmi, sai. E questo è il problema, ti ritrovi al turno 3. A volte che non puoi fare nulla. Giusto così, a voglia. Due gemme. No, così, no, frate, Black Panther. Con tutte le carte che potevi mettere, Black Panther mi hai messo. Con tutte le carte che potevi mettere. È Magic a me serve. Insomma, che mi serve. Che mi serve a fare? La prolungo. Vigilato lungo, è il turno 5 che posso giocare. Posso giocare Iron Man. Posso giocare Iron Man qui. Più il coso, no? Tu giochi il coso. Frate, ho capito con sto cazzo di Lockjaw. Basta. Si potrebbe pensare di fare anche Wong cosa. Poi il turno 7 avremmo... Quanto avremmo? 9. 9 di punti di energia, frate. Che non so... Pochi, eh. Il problema dov'è? Il problema è che... Che c'ho da pescare io? Se mi darni in zona è bella che fatta la cosa, sai? Se mi darni in zona è bella che fatta la cosa. Beh, ma sinceramente non credo proprio di darmi in zona. Non lo so, frate. Dammelo. Ah, 11 addirittura mi dà. Posso fare un art, eh? Posso fare un art per essere. Fai così. Fai così. Non lo posso fare. È questo quello che devo fare? Ma non mi porterà assolutamente da nessuna parte. Ma assolutamente da nessuna parte. Cioè io al centro faccio 14 punti e quindi se mi dà qualche più 2 vinco. Ma non credo proprio, frate. Non credo proprio che vinco. Ce la provo comunque, ma... Che fa? No, non posso mai vincere. Mai vincere.
Ah, poi manco una volta me l'ha dato lì, insomma. Ma ugualmente non potevo mai vincere per il semplice fatto che poteva darmi un più 4, un più 8 poteva darmi. E lui ha spostato visione. Ma regà, va bene così, alla fine. Cioè, è un mazzo che ti permette di divertirti. Attualmente, un mazzo che ti permette di divertirti e ti permette di, ovviamente, fare giocate alternative che, alla fine, possono anche portarti alla vittoria. E ovviamente non si può contare su un Mr. Negative così per rankare, per fare delle cose potenti e interessanti, oppure di vincere ogni game. Questo no. Vi dico solamente una cosa. Provatelo.